Musica, musica com'è? Bentornati innanzitutto. Ci sono i Panzi Division, loro fanno punk, vengono dall'America, quindi un certo discorso del punk ci siamo. Hanno registrato i primi dischi con la stessa casa discografica indipendente di Green Day, ma adesso che cosa devo dire? Panzi Division, Bad Boyfriend! How are you guys? Hello. Hello. Is everything okay? Everything is great. Yes. Okay. Listen, il significato del punk all'inizio era no future. Qual è il significato di oggi? At the beginning, punk, the meaning of punk was no future. What's the meaning of punk nowadays? Well, in the beginning, no future was a way of saying we're not going to take all this crap that people are giving us and pretending that it's going to be a beautiful day. We're going to try to work for something better. And with our group, which is a gay rock band, there wasn't anything like us when punk began 20 years ago. So now we've created something out of something that began as something negative. In sostanza, era che praticamente il punk all'inizio era così. Poi loro si sono divisi dal punk, più o meno era così. Sì, si sono formate delle varie sottospecie di punk come hardcore, eccetera, sì, eccetera. E loro vanno sul gay punk. Sì, io infatti proprio a proposito di questa musica, you are gay punk rock. What does it mean, gay punk rock? Why? What's this choice and what's the connection from gay punk and gay hardcore? Well, I think that there's not much difference anymore. The lines are getting blurred between what's punk or what's hardcore. I mean, there's so many different crossovers. As far as being gay, In the beginning, when punk was first starting out, you were called gay even to listen to punk rock. So at this point, we're just trying to include ourselves into a type of music that we like, and not doing what we're told to. Like, as gay people, you're supposed to listen to disco, and you're supposed to listen to show tunes. And we're like, I've never listened to that, so why should I start just because I'm gay? Ma tra il punk e il rock sono alcune differenze di carattere stilistico. Per quanto riguarda la loro scelta gay e militante, è quello di non essere come il classico gay che ascolta musica house molto commerciale, bensì qualcosa di militante, di concreto, che abbia una coerenza con il discorso hardcore. Talking about your disco, parliamo del vostro disco. Absurd
pop romance song. What's the real title? Absurd pop song romance. Yes. And what's the meaning of this title? Qual è il significato del titolo? The phrase comes from one of the songs on the record, Love, 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 which is about the lies that we receive from pop songs. Okay, wait a moment. Il titolo viene da un verso di una loro canzone. Dice che queste canzoni pop sono poco romantiche. Sì, no, sono una vendita a facile prezzo di romanticismo di bassa qualità, diciamo. Sono delle finte. Pop songs give us ideas about love. It's one of the ways we learn about the world when we grow up through pop songs. But a lot of what they tell you about love is total lies. It's just stuff to sell records. It's not the truth. So we try to reveal the truth about behind the myth. E quindi l'amore di cantato in queste canzoni non è così completo, quindi... No, ed è quello che viene imparato, cioè l'amore che viene imparato attraverso le canzoni pop è un amore assolutamente finto, che non ha nessun tipo di... è proprio un amore di basso livello. Comunque, Pants Division, che sono in tour in Italia, questa sera suoneranno al Tunnel di Milano, mentre domani sera saranno all'Auditorium Floor di Firenze, fra due giorni allo Centro Sociale Zapata di Genova e poi successivamente al Plan 9 di Padova. Adesso... passo la parola ad Alex e al suo computer. E dalla musica. Pants Division. Com'è? The Best Revenge. The Best Revenge.
You're a victim, you complain. You won first prize for pain. You wave your trophy high.